Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Atari 130XE contro Olivetti PC 128S Protest. Mi ha scritto l'utente Sampei chiedendomi di fare un podcast sul confronto diretto tra il PC 128S ed Atari 130XE, in quanto due computer ad 8 bit contemporanei e tutti e due tra gli ultimi modelli di computer ad 8 bit che furono in vendita nel 1987. Voilà, eccoci qua. In effetti ha ragione l'utente Sampei. L'home computer Atari 130XE, lo sconosciuto Atari 130XE, fu in vendita anche nel 1987 e fu contemporaneo al PC 128S di Olivetti. Entrambi gli ultimi modelli verso i computer ad 8 bit a essere sul mercato, assieme all'inossidabile Commodore 64 e poi Commodore 64C. E diciamo, i computer a 8 bit rimasero nei negozi come macchine contemporanee ai modelli più potenti a 16 bit e 24 bit che nel frattempo nel 1987 iniziarono a permeare sul mercato italiano dell'home computing. Di Olivetti PC 128S Protest ho già detto tantissimo e ho già fatto tanti confronti diretti. Mi mancava in effetti un confronto diretto con Atari 130XE, anche se c'è da dire che Atari 130XE anche su questo computer ho già detto tanto e quindi non vorrei stare a ripetermi un po' troppo su queste due macchine, però cercherò di fare in questo podcast una rapida retrospettiva tecnica ed economica e poi insieme andremo ad esplorare alcune riviste e libri. Come al solito, se volete potete navigare il podcast anche per temi, il minutaggio lo trovate in descrizione del file di YouTube. Ok, non perdiamo troppo tempo, tuffiamoci a bomba. Un utente del 1987, perché mai avrebbe dovuto comprare un computer 8 bit quando nel 1987 c'era già Atari 520ST, il re degli home computer, solo per il 1987? Ecco, una bella domanda. Se un utente nel 1987 avesse deciso di comprare un computer 8 bit, lo avrebbe fatto per risparmiare denaro oppure perché magari aveva hardware da recuperare avendo già comprato quel tipo di brand, oppure perché aveva accesso a software per macchina 8 bit con cui usare proficuamente la macchina. Ecco, di macchine Atari 400 e 800 ne furono vendute poche e c'erano pochi utenti in Italia, a riprova del fatto che c'era una sola rivista per Atari a differenza delle tantissime riviste per Commodore ed Apple che si trovavano in edicola. Quindi se una persona quindi era un utente già Atari e aveva un disk drive da 5,25 da recuperare, ecco, poteva in effetti pensare di comprare un Atari 130XE, perché un Atari 520ST di un disk drive da 5,25 non se ne sarebbe fatto niente. Se invece un utente Atari aveva già a disposizione una stampante comprata per un Atari 400-800, ecco, allora poteva pensare di andare a recuperare la stampante comprando praticamente direttamente un Atari 520ST, skippando l'Atari 130XE. Se un utente non aveva mai comprato niente, ecco, poteva, diciamo, decidere eventualmente di comprare un Atari 130XE qualora avesse avuto un amico o più amici che avessero avuto a disposizione del software per Atari 400 e 800 che girava su Atari 130XE. Infatti sulla linea Protest fu nuova e nessuno conosceva questa macchina, quindi non c'era già un software pregresso di cui la linea Protest avrebbe potuto avvantaggiarsi. Se invece appunto un utente non aveva mai comprato niente, allora poteva pensare di comprare un Atari 130XE oppure un Olivetti Protest PC 128S nel 1987,
solo se il prezzo fosse stato basso, perché l'utente, se fosse stato informato sul mercato, cioè a tenere presente il fiammante modello Atari 520 STM con il modulatore RF, che con un drive da 3,5 recuperando ad esempio un televisore in bianco e nero di casa, avrebbe avuto una splendida soluzione per la scuola, dato che l'Atari 520 STM avrebbe fatto girare il Pascal benissimo. Macchina a 24 bit con 68.000, e poi avrebbe avuto tantissimi giochi, tantissimi linguaggi, software, database, spreadsheet, web processor e quant'altro. Oltre ad avere un sistema operativo multitasking a finestra. Ora, c'è da dire però una cosa, che nel 1987 nessuno conosceva la macchina Olivetti PC128S Prodes, che era incompatibile con tutti. Tuttavia, fu piuttosto martellante la campagna pubblicitaria di Olivetti, con affissioni e pubblicità in TV. C'era addirittura il doppiatore di Al 9000 che ebbe a promuovere la linea di Prodest della Olivetti. E in edicola già si trovavano da gennaio 1987 le riviste Olivetti Prodest User, sbandierate praticamente in mostra, perché Olivetti era un marchio italiano ben conosciuto, che vendeva prodotti, costosissimi prodotti per l'ufficio. C'è però da dire che la linea Prodest nel 1987 fu, a mio avviso, se non mi ricordo male, ignorata quasi del tutto dalla bellissima rivista generalista di informatica MC Microcomputer. Ora, questo discorso ci porta a dire che, nonostante il Prodest PC128S fosse sconosciuto e nessuno avesse questa macchina, perché non c'era né dell'hardware né del software pregresso su cui Olivetti Prodest poteva, diciamo, appoggiarsi, a differenza di quanto poteva fare Atari 130XE con un minimo installato di Atari 800 e Atari 400, c'è da dire che la linea Prodest fu, per quanto sconosciuta, sicuramente più nota e più pubblicizzata in Italia di quanto ebbe a fare, diciamo, l'Atari per l'Atari 130XE, che, diciamo, le riviste Atari, quell'unica rivista Atari, parlava continuamente dell'Atari 520 ST quanto del 1040 ST. Quindi, tecnicamente, che cosa si può dire? Ecco, Atari 130XE era 8 bit come il PC128S, c'era un 6502 1.7 MHz, mentre il PC128S aveva un 65C12 a 2 MHz, un pochino più veloce. Atari 130XE c'aveva un pochino più di RAM, 130K, però erano disponibili all'utente 128K, come l'Olivetti Prodest. Però l'Atari 130XE c'aveva un chip video ed audio dedicati, il GTA, quanto il chip audio Antic. Risoluzione video. Il 130XE aveva 320x192 256 colori. PC 128S dell'Olivetti arrivava fino a 640x256, però soltanto a due colori. Normalmente invece arrivava a 256x160 a 16 colori. Quindi, come risoluzione video, diciamo che direi che tra i due computer praticamente erano lì, perché a 320x192 a 256 colori era una soluzione più colorata e più multimediale del PC128S, che aveva solo 16 colori con una risoluzione video più bassa, 256x160. Però c'è da dire che Olivetti Prodest arrivava fino a 640x256 a due colori, che era il doppio della risoluzione che offriva praticamente Atari 130XE, per quanto quella fosse, diciamo, metà risoluzione ma colorata, dell'altra era risoluzione doppia ma solo monocromatica. Come formato testo praticamente c'erano lì 40x24 sul 130XE e 40x32 sul PC128S. Ecco i monitor. Il meno costoso era l'SM da 12 pollici 4, però in bianco e nero, di conseguenza faceva sfumare i 256 colori, mentre l'Olivetti Prodest nell'87 c'aveva un monitor 14 pollici a colori che rendeva i 256x160 a 16 colori più vivaci di quelli che c'erano praticamente del 320x192 256 colori, che finivano a 256 tonalità di grigio. Ovviamente il costo della macchina era diverso,
nel 1987, a dati del prezzi della Olivetti Prodes quanto di MC Microcomputer 1987, tra i 130 XE costava 1.163.480, IVA inclusa, con un disk drive da 5,25, incluso un monitor praticamente da 12 pollici in bianco e nero, mentre il 128S dell'Olivetti Prodes arrivava a 1.528.100 con un monitor a 14 pollici a colori, quindi decisamente più costoso. Le stampanti erano indubbiamente più abbordabili, quelli dell'Atari, con 333.000 lire e qualche cosa per un A1020, mentre 649.000 lire IVA inclusa per una DM90S Olivetti stampante per Prodest. Quindi di conseguenza le stampanti Olivetti costavano il doppio di quelle che c'erano per Atari. Decisamente costoso il PC 128S rispetto all'Atari 130XE, con più 364.000 lire IVA inclusa costavano il PC 128S, con stampanti che appunto costavano più del doppio, e quindi rispetto alle più economiche stampanti Atari. Atari 130XE non aveva in bando un web processor e uno spreadsheet come invece aveva il PC 128S, ma il software per Atari 130XE si poteva trovare. Ecco, obiettivamente Atari 130XE poteva contare su un minimo di hardware già prevenduto, quindi Atari 400, Atari 800, anche se in Italia erano sempre pochi, e con un software che già poteva girare, diciamo, su questa macchina, oltre al software interamente ottimizzato per Atari 130XE. Se quindi gli utenti avevano qualche tipo di hardware, potevano, diciamo, pensare di passare a 130XE recuperando il disk drive da 5,25. Se invece avevano vissuto nel precedente con Atari 400-800 con un registratore, ma si erano comprati la stampante, potevano pensare sostanzialmente di passare direttamente all'Atari 520STM, ignorando Atari 130XE. Se uno praticamente aveva conoscenze e poteva, diciamo, accedere al software per Atari, per Atari 400-800, indubbiamente Atari 130XE era più economico come hardware, costava praticamente parecchio meno rispetto in sostanza a un Olivetti PC 128S, perché c'era oltre praticamente 364.000 lire, che non era poco, quasi praticamente un 30% circa in più. Ok, andiamo a vedere un po' di documenti dell'epoca sull'Atari 130XE quanto dell'Olivetti PC 128S per espandere la nostra retrospettiva. Dunque, per ricordare dell'Atari 130XE c'è questo manuale Atari XE User's Handbook. Abbiamo già visti tanti di libri per l'Atari 130XE, quindi ho aggiunto un quest'altro, il link se volete lo potete andare a scaricare in descrizione. Sbirceremo soltanto l'indice e poi la parte delle appendici per trarre alcune considerazioni. Introduzioni all'Atari, alla serie XE dell'Atari 130XE. Poi installazione, operazioni, tastiera e utilizzo, introduzione all'Atari Basic, concetti di programmazione, gestire file, Basic, grafica e sonoro, l'utilizzo del sistema operativo, altri Basic, diciamo guida ai comandi Basic, e poi memoria, concetti di l'utilizzo della memoria in modo avanzato, e poi una serie di appendici. Andremo a sbirciare le appendici perché sono un pochino più interessanti. Se volete potete andare a scaricare questo manuale, il link lo trovate in descrizione. Dunque, appendice A, troviamo subito una serie di messaggi di errore per quanto riguarda l'Atari, mescolati tra il sistema operativo e il Basic, poi codice hash per quanto riguarda i caratteri pseudo disegni dell'Atari, maiuscole e minuscole. E poi abbiamo praticamente
una appendice sì, le variabili, diciamo, delle parole chiave riservate del Basic, un commento appendice D degli spinotti con tutta la relativa circuiteria, utilizzo dell'Atari XE con delle stampanti. Si poteva mettere, diciamo, quelle dell'Atari 800, che praticamente era la stessa, e le espansioni, diciamo, che ci potevano essere messe qui, che potevano essere messe, in particolar modo le varie stampanti. Quindi era tutto hardware praticamente compatibile. L'utilizzo di Pick & Poke, questa appendice F è interessante perché ci troviamo una serie di Pick & Poke utili, un mini Apple II, Apple II Reference Manual, in riferimento però all'Atari XE, con una serie di Pick & Poke interessanti. E poi, diciamo, era possibile gestire anche il tecnico di memory bank switching, perché questo ci aveva 130k, di cui 128 visibili all'utente. La differenza serviva per le procedure di bank switching, con 6502 che indirizzava solo 64k, gli altri 128 quindi ci accedeva facendo switch. In modo, diciamo, lo gestiva già il Basic, oppure i vari programmi software che gestivano per l'Atari 130 XE, oppure si poteva fare con il Pick & Poke per andare a gestire i bank switching. Poi abbiamo un indice, ok, niente. Che cosa si può dire all'Atari XE? Indubbiamente più potente, a mio avviso un pochino più potente del in sostanza dell'Olivetti Protest, che però diciamo, se dal punto di vista grafico uno lo comprava anche per giocare, per risparmiare si ritrovava un monitor a colori, un monitor bianco e nero, e quindi perdeva, diciamo, anche quelli maggiori colori che la macchina aveva. D'altro canto il PC 128S era molto molto più caro, non conveniva comprarlo, non ha tanto valore andare a optare per un Atari 520ST, ma comunque l'Atari XE era estremamente conveniente, con stampanti Atari estremamente molto più economiche, costavano la metà di quelle dell'Olivetti, con un disk drive da 5,25 e con 128k, word processor e spreadsheet database ce n'erano, Atari Writer c'era anche VisiCalc, quindi ci si poteva fare un minimo di produttività personale in modo, diciamo, stabile e affidabile con il disk drive da 5,25. Ci si poteva anche giocare recuperando, se uno aveva la possibilità di accedere, in sostanza, al software Atari per 800 e 400. E poi, diciamo, che altro era conveniente? Scarsamente noto e scarsamente pubblicizzato lo sconosciuto Atari 130XE, indubbiamente fu coperto sia dalla linea Atari ST, che assorbì tutta la pubblicità, quanto dalla pubblicità di Commodore sul Commodore 128, quanto dalla maggiore notorietà del brand dell'Olivetti con la forte campagna pubblicitaria sulla linea Protest, per quanto i Protest non ce l'avesse nessuno, non li conoscesse nessuno, e qui invece un po' di Atari, utenti Atari praticamente questo un pochino lo conoscevano. Andiamo a vedere adesso per quanto riguarda un paio di rivistine per l'Olivetti PC 128S. Olivetti Process User, la rivista, diciamo, specialistica per gli utenti Olivetti Protest. In questo numero praticamente hanno numero 1 e numero 3, quello di marzo, dovrebbe essere di marzo dell'87, c'è l'articolo un drive opzionale per il 128S. Ecco, cosa più stupida di questa non ci poteva essere, praticamente un drive addizionale per il PC128S. Solo dopo due mesi dalla presentazione del PC128S, ecco già a presentare con rara solerzia il secondo drive interno. Uno comprava un disk drive e poi se lo andava a montare un altro drive da 3,5. Ma cosa ci si faceva di un altro disk drive da 3,5? Fosse stato un disco fisso, oppure al limite un dischetto da 5,25 sarebbe stato utile, ma un altro disk drive da 3,5 non serviva proprio una mazza. Primo luogo perché i dischetti a 3,5 costavano più da
a quelli 5,25. In secondo luogo, perché un disco fisso sarebbe stato più utile di un dischetto da 3,5. In terzo luogo, perché i dischetti da 3,5 erano già abbastanza capienti per il software a 8 bit, che erano molto più ampi. In terzo luogo, perché un dischetto da 5,25 avrebbe permesso di poter accedere agli archivi MS-DOS. Questo non li leggeva, però alcuni dati praticamente ci poteva accedere. Poi vedremo successivamente la utility insulsa sfornata da quelli dell'Olivetti, che c'erano funghi nel cervello. Eccolo qui, si metteva nel case qua, che non c'era nulla, c'era l'alimentazione del dischetto e non c'era praticamente nulla, ecco. Cosa più insulsa di un doppio disco da 3,5 su questa macchina, ecco, è una cosa più stupida di questa. Secondo me, penso che l'Olivetti non la potevano pensare. Fosse stato un disco fisso o un disco drive da 5,25 avrebbe avuto un senso. Un disco fisso su questa macchina avrebbe avuto un senso, un dischetto da 5,25 avrebbe avuto un senso, permettendo alla macchina, se non altro, di accedere non ai programmi ma ai dati, quindi agli elaborati di testo o alle programmi di diciamo ai file generati dai word processor in formato testo o RTF, oppure in formato VisiCalc oppure Excel, praticamente, oppure cosa c'è, ResiScript, oppure in vari altri StarScript o altre cose in formato MS-DOS, che questi in particolar modo alcuni avrebbero potuto leggere. Infatti andiamo a vedere la seconda utility. Olivetti Prodes User, questo è sempre anno 1, però è il numero 4 della serie Le stronzate della Olivetti senza fine, PC-128S e l'emulazione MS-DOS. Eccolo qui, il PC-128S e l'emulazione MS-DOS, un utile programma che permette ai possessori di un sistema PC-128S la manipolazione di file sotto MS-DOS e il passaggio di file, per esempio quelli ottenibili con Vue da ADFS ai sistemi MS-DOS. Ecco, emulazione MS-DOS, un par di coglioni, perché non sapevano nemmeno cos'era l'emulazione. Qui si tratta semplicemente del passaggio, la possibilità di lettura di alcuni file prodotti sotto MS-DOS, come ad esempio file di testo, oppure alcune applicazioni, diciamo alcuni file del sotto spreadsheet, che potevano essere in qualche modo aperti. Non c'è nessuna compatibilità, diciamo, con altri tipi di formati del mondo tipico del mondo MS-DOS. Non c'è compatibilità con i programmi basic di MS-DOS, di basic non c'è compatibilità, tantomeno con i programmi già compilati sotto Pascal per quanto riguarda il mondo MS-DOS, ovviamente, perché diciamo i compilatori sotto MS-DOS compilavano per codice 8086. Qui invece c'era un microprocessore a 8 bit e non a 16 bit, e peraltro della famiglia MOS 6502, che non aveva nulla a che spartire con gli 8086. Ecco, quindi emulazione un par di coglioni. Ecco, e qui si diceva che si poteva accedere con questo programmino di utilità, si poteva accedere ai le directory sotto MS-DOS. Eccole qua. Il problema è che le directory sotto MS-DOS giravano con dischetti da 5,25, ma come si è visto, questa macchina di dischetti da 5,25 non ce l'aveva, quindi di conseguenza, ecco, questo è un programmino stronzata creato, diciamo, dalla Olivetti, perché tanto, diciamo, a scuola c'erano sostanzialmente dischetti da 5,25, questo non poteva leggere i dischetti da 5,25 ma da 3,5, e quindi di conseguenza del programmino per andare ad aprire e gestire il formato MS-DOS non serviva una cippa di cazzo, perché praticamente mondo PC erano estremamente diffusi i dischetti da 5,25 e non quelli da 3,5 della serie Le stronzate infinite della Olivetti. Olivetti Prodes User, anno 2, questo è del numero, mi sembra che sia il 3 o l'8 o il 4, vabbè, comunque non importa.
PC128S scopriamo il Pascal ISO, quindi anno 2, siamo già nel 1988. Andiamo a vederci l'articolo sul Pascal ISO. Il Pascal ISO, eccolo qui. Il presente articolo spiega la differenza tra il Basic e il Pascal, un linguaggio compilato con grandi potenzialità. Qui spiega dal Basic al Pascal. Questo, ricordiamoci che praticamente nel 1900, questo è l'anno 2, quindi siamo nell'88, c'era già un anno, era già stata a distanza di più un anno dalla turbocata, e quindi se non altro su questa rivista già parlavano di Pascal, è già una cosa positiva, se non altro perché si rendevano conto un po' dei minimi bisogni, diciamo, del lettore, a differenza come si è visto nel 1987, che invece le altre riviste proprio se ne sbattevano le balle. Dunque, però, cosa c'è da dire? Che in questo articolo, ecco, in tre parole si dice un minimo di differenze, quindi tra che era compilato, che c'erano le variabili locali, che c'erano le procedure, che c'erano le funzioni, che non c'erano numeri di linea, ecco, però altro non si dice. Quindi non si dice che praticamente si vocifera che ci sarebbero volute delle ROM aggiuntive al PC128S per poter far rullare correttamente il Pascal ISO, che poi fu venduto solo tardivamente dall'Olivetti, appunto l'anno successivo, nel 1988. Ecco perché qui ci facevano l'articolo, perché diciamo la Olivetti lo vendeva, però le ROM non erano vendute, quindi non ci funzionava proprio bene, e anche quando funzionava praticamente c'era sempre estremamente poca RAM, per cui di conseguenza i programmi risultavano veramente veramente corti, perché anche il PC128S in fase di compilazione rischiava di andare in out of memory, così come gli Apple II, proprio per il fatto che c'erano poca RAM, 128K non erano sufficienti, diciamo erano scarsamente sufficienti per far gestire, diciamo, linguaggi aggiuntivi. Questi computer erano nati e ottimizzati per l'utilizzo del Basic, perché dato che il Basic c'era praticamente il ROM e veniva lasciata la RAM per l'utilizzo, appunto, di variabili e programmi e grafica e quant'altro. Se ci si incominciava a caricare ambienti, diciamo, piuttosto esosi, rammivori, molto consumatori di RAM, con richieste esose di RAM e di consumo di RAM, e poi si andava a farci i programmi lunghi, non c'era praticamente spazio. Comunque, qui c'è un articolino, il minimo indispensabile, che però non dice un granché sul Pascal, praticamente per l'ISO Pascal, per quanto riguarda in sostanza il PC128S. Il link per andare a scaricare in particolar modo questa rivistina sul ISO Pascal lo trovate praticamente in descrizione. Che cosa vi posso dire? Qui, in buona sostanza, l'Olivetti Pro Address era una macchina obsoleta venduta a un prezzo estremamente esoso, e quindi si avvantaggiò l'Olivetti del marchio già conosciuto praticamente in Italia, che vendeva prodotti per l'ufficio, per rifilare praticamente una macchina obsoleta che non era adeguata né alle esigenze degli utenti, né tantomeno, diciamo, era adeguata a quello che già si trovava sul mercato, perché poi nel 1988 proliferarono, diciamo, i computer 24 bit con l'Amiga 500, che dell'Olivetti Pro Address e quanto dell'Olivetti PC128 e dell'Olivetti PC1, l'Amiga 500 ne fece pezzettini piccini. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.